In anticipo rispetto agli anni precedenti, lo scorso 23 ottobre ha preso il via la campagna anti-influenzale, pneumococcica in Sicilia e quindi anche nell'ASP di Messina. Dal 18 ottobre infatti l'ASP ha già distribuito 100.000 vaccini agli oltre 600 medici di famiglia convenzionati. Tutti i cittadini possono recarsi nell'ambulatorio del proprio medico per effettuare gratuitamente le vaccinazioni, mentre all'interno degli ambulatori vaccinali dell'ASP saranno garantite le vaccinazioni dei migranti presenti sul territorio siciliano e di coloro i cui medici non hanno aderito alla campagna vaccinale o sono temporaneamente sul territorio dell'ASP senza scelta medico. Diversi neovaccini disponibili quest'anno in Italia. L'ASP di Messina, tramite il direttore del Dipartimento di Prevenzione, il dottor Giovanni Puglisi, dal 16 ottobre ha promosso in tutti gli ambiti distrettuali sanitari della provincia una serie di incontri formativi con medici di famiglia, pediatri e operatori siciliani. Venerdì scatta invece l'Influ Day, una giornata di maggiore sensibilizzazione per formare e informare l'intera cittadinanza sull'importanza dei vaccini. La copertura vaccinale in Sicilia è tra le più basse d'Europa, il 53% rispetto al 75-95% di copertura desiderata.